Buongiorno amici, buon martedì. Oggi ho appuntamento con la nutrizionista e sinceramente ho un pochino di ansia, principalmente perché se mi seguite, vedete i miei vlog, sapete che io rispetto la dieta alla perfezione quando riesco e quando sono a casa, però quando sono fuori casa, esco con gli amici oppure che ne so, come settimana scorsa sono stata in vacanza con una mia amica. Diciamo che non controllo tanto la dieta, ma giustamente perché voglio godermi l'esperienza. E quindi proprio settimana scorsa sono stata in vacanza, ho fatto un po' schifo, spero di non aver distrutto tutti i miei risultati. My mama don't like you and she likes everyone. Oh, I've been shaking, I love it with you. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. È la seconda volta che vado da questa nutrizionista, quindi la strada ancora non me la ricordo. Salve dottoressa. Vita da 86, sei a 80, sei sgonfissima. Lei 5, interno coscia, mediana 50. Sì, perfetto. Colleghiamo. Ho finito di fare la visita, adesso vado a trovare un amico mio che lavora qui, però non so se ci sta. Ciao! Tutto bene? Ho fatto un po' di rifornimento delle cose che mancavano sia a me che a Fede. Per me ho preso yogurt che mi servono principalmente per la mattina come pre-workout o post-workout. Tutte queste bevande così, se le beve Federico, le ho prese per lui. La Coca Zero l'ho presa sia per me che per Fede. Insalata, gelato San Montana al pistacchio al caramello, un po' di carne, maionese e Philadelphia Light. Comunque mi sono dimenticata di dirvelo, ma la visita della nutrizionista è andata benissimo, cioè molto meglio di quel che mi aspettassi, perché prima pesavo 68 kg alla prima visita, adesso peso 66 kg, ma non è importante il peso, ma è più importante il fatto che abbia perso molti centimetri, soprattutto in vita. L'unica cosa che mi ha consigliato è quello di bere un po' di più, perché sì, io bevo abbastanza perché ho la borraccia quella mia da 2 litri e la riempio due volte al giorno, quindi bevo letteralmente 4 litri di acqua al giorno, solamente che quando sono stata in Croazia ho bevuto giusto qualche bicchiere di acqua e quindi il livello di idratazione non era altissimo, però ovviamente recupererò. Mega insalatone con appunto insalata, pane di segale e carne di pollo.